Dalla palestra alle Dune Fitness di Silvi Marina, il nostro augurio di una buona giornata, e questa è una puntata speciale perché seguiamo un esercizio in compagnia del nostro Antonio Riga, fatto e seguito da una atleta speciale. Vediamo. Buongiorno a Antonio Riga, buongiorno a Laura Azzaro, che è la promotrice di un progetto benefico che ha come protagonista la disciplina del canottaggio. Antonio, che allenamento facciamo fare a Laura? Oggi vediamo un esercizio che può essere utile nel canottaggio, ci fa allenare contemporaneamente le gambe e la parte superiore del corpo in sincronia, così come avviene sulla barca. Prego Laura. Adesso Laura afferra i cavi sono a tensione continua, eseguirà uno squat e allo stesso tempo un rematore verso il busto. Si rialza, è tutto coordinato, squat e vogata, riprende, diciamo è simile al movimento che poi andrà a effettuare sulla barca, è un potenziamento, tutto così. Laura da atleta assume il ruolo di tecnico federale quale è per allenare Marika Colangelo, un'altra vogatrice impegnata in questo progetto di cui parleremo tra poco. E Laura, che esercizio sta facendo? Allora, lei sta lavorando con un vogatore che è uno strumento che simula la remata in mare o in fiume con la barca. E il movimento è un movimento circolatorio che parte dalla punta del piede fino ad arrivare alle braccia. È lento, continuo, costante, interessa quasi tutti i muscoli e serve appunto per sia il potenziamento e la tecnica da usare poi in barca, da sole o in equipaggio. Allora, due atlete impegnate nella voga e anche in un progetto di solidarietà, Rowing for Cure. Che cos'è, Laura? Allora, questo è un progetto che è nato per idea di Davide Tizzano, un bicampione olimpico di canottaggio e attualmente il direttore del Centro di Preparazione Olimpica di Formia e dirigente CONI. Lui ideò una manifestazione nel 2019, Le Sirene di Ulisse, dove lei appunto ha questo simbolo, e dove partecipano tutte le donne in rosa, cioè che hanno incontrato nella loro vita, diciamo, la malattia del tumore al seno. In questo progetto a Pescara ne sono tre: Marika, Mita e un'altra ragazza che adesso è sorto infortunio. Io sono la loro tutor. Questo progetto è finanziato e sponsorizzato dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. E c'è un direttore tecnico scientifico che è il professor Molino del reparto di chirurgia oncologica delle Cardarelle di Napoli, c'è tutto uno staff tecnico e medico, osteopati, fisioterapisti, nutrizionisti e poi per il momento questo polo è nato qui a Pescara, poi c'è a Roma, Napoli e Formia. Un ringraziamento particolare da parte mia e di Davide Tizzano al professor Pierangeli e alle Dune Fitness per l'accoglienza e la disponibilità dimostrata a tutte noi.
Grazie. E noi ringraziamo voi per aver partecipato a Buongiorno Fitness, grazie a Laura, grazie a Marika, grazie ad Antonio che ritroveremo nei prossimi giorni e noi diamo la linea alla parte alimentare della nostra trasmissione. E qui in palestra incontriamo Giovanni De Benedictis, bronzo alle Olimpiadi di Barcellona 92, nello stesso anno è stato anche campione del mondo e nel 93 ha vinto l'argento a Stoccarda, ai mondiali di Stoccarda. Come mai qui, Giovanni? In realtà è un caso, è un amico che voleva farmi vedere un pochettino il complesso abitativo, ci stiamo facendo un giro. È tutto molto bello e niente, la palestra mi ha attratto perché comunque il mondo dello sport è ancora il mio mondo e quindi una sbirciatina all'interno. Tu sei ormai stabilmente nei Carabinieri, ma alleni dei campioni. Sì. Comunque in questi anni ho continuato a collaborare con la Federazione di Atletica Leggera, ho anche portato due atleti, diciamo uno praticamente quasi alle Olimpiadi di Tokyo. E un altro ha fatto i mondiali di Londra, ha fatto Coppa del Mondo, insomma, atleti che continuano ad andare ad altissimi livelli e sotto i miei consigli e la mia guida. Ex marciatore, ricordiamo, non avevamo detto la disciplina. Grazie Giovanni, e allora in bocca al lupo per i tuoi atleti alle Olimpiadi. Grazie. Ancora una volta gentilmente ospitati dal caffè Atene e le Dune, andiamo a gustarci un tramezzino. E qui troviamo la dottoressa Marina Manieri. Buongiorno. Buongiorno Marina Manieri. Buongiorno. Abbiamo detto tramezzini, in realtà qui ci sono anche panini, croissant ripieno. Come sono invitanti tutti, ma i tramezzini in particolare con le loro farciture, le salsine. Che origine ha questo tipo di panino, diciamo, il tramezzino? Allora, il tramezzino così come lo conosciamo in realtà altro non è che una creazione anglosassone, il famoso sandwich. Però è una storia molto interessante perché negli anni precedenti alla Seconda Guerra Mondiale, quando fu importato questo tipo di alimento, era in disuso utilizzare termini stranieri per indicare il cibo, quindi niente meno che D'Annunzio inventò questa parola, tramezzino, prendendo ispirazione dalla tradizione della scuola architettonica, poiché lo definiva un tramezzo tra la colazione ed il pranzo, quindi è proprio come fosse appunto un punto di mezzo. D'Annunzio è arrivato anche qui, è incredibile. Anche i tramezzini. Le farciture non sono proprio dietetiche. No, è bene, no, infatti spesso il tramezzino in ragione di questa sua natura di essere appunto fatto con del pane molto semplice necessita di una salsa per far sì che il condimento rimanga adeso, che è spesso comunque la maionese. E un tramezzino può sostituire un pasto? Allora, nelle mini porzioni che ci siamo fatte preparare per noi così attente alla linea, no. Però magari qualora ce ne fossero di una dimensione adeguata, volendo sì. Certo non sarebbe un pasto completo, magari sarebbe un pasto diciamo al volo per qualcuno che ha veramente pochi minuti per una pausa e magari medita di mangiare meglio più tardi. Fuori pasto, come diceva D'Annunzio, tra, non so, il pranzo e la cena o tra la colazione e il pranzo non è consigliabile mangiare il tramezzino? Dipende, invece forse sì, perché soprattutto chi magari inizia a lavorare la mattina molto presto, magari fa un lavoro anche parzialmente fisico, verso le 10-10:30 insomma c'è bisogno di una ricarica per arrivare fino magari all'1 quando poi si pranza, quindi in tal caso potrebbe anche essere adeguato. Beh, allora siccome noi abbiamo già fatto colazione, vediamo se funziona come tramezzo per arrivare al pranzo. Grazie alla dottoressa Marina Manieri, grazie ad Alberto Capo alle riprese, grazie a tutti voi, ci vediamo domani a Buongiorno Fitness.